l'area del test è formata da 48 celle disposte su una griglia 6x8. Il dispositivo da localizzare è tenuto in mano da una persona. Le celle sono identificate da foglietti di carta numerati posti in corrispondenza delle piastrelle del pavimento. Per localizzare il dispositivo si sceglie una cella, in questo caso la numero 34, e si preme il pulsante. La pressione del pulsante fa inviare al dispositivo 5 pacchetti in broadcast, che vengono ricevuti da 7 stazioni fisse poste ai bordi dell'area di test. Le stazioni calcolano gli RSSI e li inviano al portatile tramite CoAP, un protocollo di comunicazione che garantisce la ricezione dei pacchetti. Sul nostro portatile è stato implementato un server CoAP in Java che colleziona i vettori delle misure. L'algoritmo utilizza la matrice di training ricavata in precedenza per calcolare la matrice di sensing. Questa matrice viene usata insieme alle misurazioni ricevute per stimare la posizione del dispositivo sulla griglia. Nel nostro test, l'algoritmo dà come risultato della stima la cella numero 27. Questa cella si trova a meno di un metro di distanza dalla cella in cui si trova il dispositivo. Questo può essere ritenuto un errore accettabile.